Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla farm, quella della serie agricola. Sì, mi stavo bloccando. Comunque, volevo farvi vedere un attimo la zona qua delle vacche. Allora, scorsa volta ci eravamo occupati della raccolta, cioè dell'imballatura di questo campo qua. Proviamo un po' di più, eccolo qua. Diciamo che buona parte, allora, tutta questa parte qua, vedete, è vuota, l'avevamo liberata, cioè l'avevamo portata via la scorsa volta. Poi questa qua l'ho portata via io e mi manca ancora questa che non andremo a fare oggi. Ecco, devo ancora ricordarmi delle segherie qua, cavoli. Comunque, vi farò un sondaggio qua sopra. Mi sa che dovevo farvelo negli scorsi episodi, comunque mi sarò dimenticato, ve lo metterò in questo video. Un sondaggio riguardante quante volte andare a fare la, cioè quanti episodi riguardanti la silvicoltura fare. E vi metterò il sondaggio, sarà 3, 4, 5. Appunto. Comunque, tornando a noi, eccoci qua alla nostra farm, cioè farm, no? Dalle nostre vacche, che non abbiamo ancora tra l'altro. Allora, in questo capanno gli ho messo dentro i mezzi per la fienagione, praticamente voltafieno, ranghinatore, imballatrice, imballatrice che non so quanto starà lì, e qui vabbè il nostro Xeon che dovrò portare via di qua, me l'ero scordato tra i trattori che ho. E qua abbiamo ecco la cisterna per il carburante che devo riempire tra l'altro. Qua vabbè i vari capanni. Allora, se vi ricordate, qua abbiamo la paglia che sì, fuori all'aperto è comoda perché la butti dentro qua, però è un po' troppo irrealistico come cosa, cioè marcirebbe. E qui mi sono stoccato cioè, tutti i palloni. Ho fatto un po' cioè il carico della scorsa volta con questo, poi ammetto, sono andato avanti e indietro con il case. Comunque fate conto che più o meno sarebbe quasi un altro carico, quindi tanta roba. Poi dopo ne ho fatti un paio di cioè due viaggi per conto mio, le ho portate qua. E direi che la prossima volta, cioè tutti i palloni che ci sono fuori li porteremo in questo capanno e lo terremo come capanno per lo stoccaggio delle balle. Poi dopo, ecco, era comodo per i mezzi, però per i mezzi abbiamo questi. Se si è presto, ok, questo qua è bello spazioso e poi volendo c'è anche questo. Questo qui è che è quello della Losberg, se non mi sbaglio. Guardate che bello. Entriamo, vediamo un po' dove si va qua. Ah sì, c'è uscita sul retro. Ok. Allora, richiudiamo la porticina. Ci vuole richiudere? Ok. E vabbè, qua ci sono le vacche che hanno qua una sorta di. Adesso vediamo come la chiama. Non ce lo dice, comunque un manual charge, ok, no, nulla. Praticamente noi passiamo qua sotto con il nostro carico e lui ci riempie. Sarà comodissimo con il carro miscelatore, passiamo qua sotto e ci riempiamo tutto. E volendo anche con un carro normale senza avere il carro miscelatore. Quindi volendo potrei venire qua con un carro normale. Però è molto meglio il carro miscelatore. Che vediamo un po' se ce l'ho già. Allora, in teoria è qua animali. Non credo però. Eccolo sì, prenderemo il Picon molto probabilmente. Porta anche parecchio, quindi ci sta. Però richiede molta potenza, vediamo. 64.000 litri sono tanti, eh. Comunque, ma abbiamo 100.000, 100.000, so perché si stava laggando, e qua zero di insilato che arriverà a breve, adesso vi farò vedere. Che sta laggando un sacco. Vediamo, 40 frame, strano. Qui ecco abbiamo le nostre vacche che andremo a comprare più avanti. Comunque usciamo di qua e adesso ci teletrasportiamo sul nostro case nella quale, ok, rieccoci qua, sì, mi sono uscito un attimo dal gioco. Comunque eccoci sul nostro case. Ora torno a tastiera e mouse, scusate se sentirete un sacco di casino ma mi dispiace. E mi sono preso ecco la pala della CSZ e una zavorra appunto della case che adesso, se qualcuno riesce a mettermi il link in descrizione nei commenti, ne sono molto, cioè, ne sarei molto grato. E dovrei andare sul profilo di Gaming Evolved da cercarlo perché non è uscita di recente. E tra l'altro pubblica un sacco di skin, non riesco mai a starci dietro. E tipo le mod di st'inverno non riuscirei mai più a recuperarle e vedere, cioè prenderle dal link. Quindi ve la consiglio, comunque si abbina molto bene. Stessa cosa per il caricatore frontale che l'ho preso sempre da lì. Allora, scarichiamo l'insilato che questo qua lo porteremo giù dalle vacche. Vacche che compreremo penso
Dopo questo episodio capirete quando le prenderemo, penso prossima volta, e penso anche in grande quantità, almeno un centinaio sicuramente. Dovremmo farcela, forse anche un 200, non lo so. Se partiamo, passiamo dal non aver nulla ad averne tante proprio, non preoccupatevi. Mi sa tanto, ecco, che prenderemo prima le vacche e poi faremo un po' anche gli altri animali. Ecco, qua è pieno, praticamente era 1 milione di litri di insilato. Anzi, riempiamone un attimo una benne e vendiamola, a vedere quanto ci dà. Perché sì, faccio 1 o 2 carichi. No, però la devo stoccare. 200.000 litri li porto giù dalle vacche, o 300. E il resto venderò tutto. E vediamo un po' quanto faremo. Mi farò un percorso con Splay e andrò a vendere tutto. 700. Ok. Facciamolo qui un attimo il nostro case. Abbassiamo tutto perché non è lui che andremo a utilizzare oggi. Abbassiamo e spegniamolo. Il John Deere lo porterò giù io dopo. Diminuiamo un po' il passo e... Allora, qui è ancora tutto fermo. Cos'è? Ah, l'ombra, ok. Ok, sì, ci sono i lampioni per farci lavorare di notte. Sì, poi altra cosa importante voglio vedere, ecco, vedete, perché va su di qua e ci servirà prossimamente anche quello. Ok, guardiamo un po' il silato, 258, ma volendo posso anche venderla. E siamo a posto, poi devo ancora finire di raccogliere i campi di colza che non ho più avuto tempo. Ma quest'oggi adesso andiamo sul nostro... dove cavoli è? Sì, vado dal menu perché... Non questo, no, devo andare allo shop io. Cioè, questo trattore ci servirà. Comunque quest'oggi è un giorno d'acquisti. Allora, dato che non abbiamo abbastanza mod di Gaming Evolved, vabbè, ne abbiamo soltanto uno per ora, andiamo a prenderci il secondo. Sì, ne abbiamo soltanto uno perché mi pare che stia utilizzando soltanto il case. Vediamo un po'. Sì, allora abbiamo il case, eccolo qua. Ah no, abbiamo il class, eccolo qua. E poi basta, credo. Credo basta. Allora, dato che abbiamo, sì, abbastanza carri, però vogliamo esagerare. Allora, andiamo su camion prima. Ci prendiamo il primo camioncino che sarà questo Mercedes. Preferivo, ecco, un mezzo più stradale, però va benissimo. Sì, perché per in campo ne abbiamo già un po' di mezzi. Allora, motore... Vabbè, lasciamo anche un 450, ci sta benissimo. Colore principale, vabbè, lasciamo questo, configurazione ruote, Michelin, no, lasciamo quelle normali, non voglio spendere tanti soldi. Ecco il design, skin colorabile, blu metallizzato ci starebbe, blu metallizzato, però non so se, oro metallizzato anche una gran figata, però lasciamo questa, design, luci standard, posteriori top, luci complete. No, lasciamolo così, dai, 145.000 euro è già abbastanza costoso, eh. Fa anche 100 km orari, quindi gran bella cosa. E ecco, rimorchio, sono un po' nel dubbio. Allora, andiamo qua e mi sono aggiunto il Menci, che è un, penso che sia anche molto lungo, è un rimorchio italiano, credo. E poi c'è l'Agroliner o lo Stapel. Allora, io sarei, vabbè, direi di prendere questo, il Menci, che è molto capiente, e poi dopo magari più avanti prenderci questi due e aggiungergli la ralla. Sì, gli aggiungeremo appunto una ralla. Oppure no, prendiamo questi e non so la capienza, cavoli, Gaming, devi metterci la capienza nel menu, perché vedete il Visini ce l'ha la capienza, questo no. Ah, qua ci dice a cosa può essere collegato, Dolly, ok, ma sono indeciso. Quasi quasi io direi di andare su questo qua un po' più piccolino, però non lo saprei. No, andiamo su Menci, costa anche meno. Allora, Michelin va benissimo, colore, design, possiamo farlo di qualsiasi, vabbè, lasciamolo bianco oppure nero, vediamo un po' come potrebbe essere. No, lasciamo bianco. E allora, estensione capacità, con estensione di capacità ci costa un po' di più, ma fidatevi che ne varrà la pena, potrà portare molto di più perché quello che andremo a fare oggi ci servirà. Allora, eccolo qua il nostro camioncino, che a confronto al rimorchio non è nulla.
Allora, registriamo un attimo il camion prima di tutto. Allora, ok, mettiamo Creed. Ah, ok, al contrario funziona. R, giusto, sì. Scusatemi se sentirete un sacco di volte il mouse. Un'altra E, ce la faccio, sì. Però se andassi dall'altra sarebbe molto meglio. Ok, e un'altra volta. Ok, la D. Numeri, dai, mettiamo poi 98. E vediamo chi lo sa perché. Allora, ok. Bayer? No, no. Northern Essen. Dai, mettiamo questo. Ok. Altre funzioni, che cos'ha? Penso che abbia DC. Allora, Kepa 0, luci cabina. Ok, bello, bello. IC non credo li abbia allora. No, appunto, non ha IC, però nessun problema. E ce lo colleghiamo qua. Allora, non so se il modello, non so se l'ha fatto gaming, però so che l'edit è sua. Vediamo se ci lascia collegarlo. Allora, mi pare che sia comparso, eh. Però noi eravamo belli dritti, quindi ok. Guardate tutti i cavi che si sono collegati. Mamma mia, tanta roba. Ed ora direi che andiamo subito a provarlo. L'estensione veramente, secondo me, ci farà portare un sacco di roba. Magari, ecco, per la trebbia è un po' esagerato. Questo qua ci sta bene per i trinciati. Comunque, quest'oggi, come avrete visto dal titolo, sì, ho iniziato tardissimo a fare le cose, andremo a fare un bel po' di vendite. E per un bel po', occhio, avremmo preso la multa? Non ho visto, ma prima l'ho presa col fan, che adesso lo vedremo. E ho preso 51 euro, non so se l'ho presa anche con questo. Spero di no. Non siamo su Eurotrack, ragazzi, ma circa sì. E questo qui era un camion che avevamo, il Mercedes. Un Mercedes, come volete chiamarlo. Allora, andiamo alla compost, perché dovrei avere un mezzo milione abbondante di litri di compost e lo andiamo a vendere tutto. Il campo di due episodi fa l'ho coltivato, concimato tutto, devo soltanto finire di ararlo. Adesso ci piazziamo qua dietro al fan, che andiamo a spostarlo, che lui sarà pieno sicuramente. Esatto, ecco, gli ho messo questa copertura al fan, cioè al Flegel, per sbaglio, però ci sta per questa lavorazione, così da non fare, cioè da non perdere nulla e far disperdersi meno l'odore. Però cioè, è aperto, quindi nulla. Ed ora andiamo col nostro Menchi. Me lo aspettavo molto. Vabbè, aspettate, come rimorchio alla fine non è neanche lunghissimo. No, beh, rispetto alla Liner sarà molto più lungo, però è anche esagerato. E iniziamo a scaricare. No, giustamente, se non mi metto sotto bene non me lo riempirà mai. Allora, ora dovrebbe farcela, ok. Info get out for set automatic charging. Allora, devo venire qua. Automatic charging, ok. Praticamente ogni volta che passiamo sotto lui ci ricarica. Non vorrei dire una cavolata, adesso vediamo quanto è il 10%, ma porterà 60.000 litri circa questo carro. Allora, vi faccio vedere qua quanto siamo messi. Ok, mezzo milione ora praticamente. Vediamo qua quanto siamo messi. 10.000 litri, dai. Non è male, non è affatto male. Comunque adesso visioniamolo un po' da fuori, questo nuovo acquisto. Allora, guardate che bella la targa comunque. Creed 98. Pneumatici proprio da fuori strada. E anche il camion in sé è fuori strada. Ecco, ci stava... questo qua, se caso dovremmo utilizzarlo in campo, ci stava di più un camion stradale per i trasporti, però vabbè, fa nulla, ora abbiamo questo. Come vedete il cassone è molto rialzato lì dove appoggio sul camion, però è così. E dovremmo abbassare l'asse posteriore, sì, pneumatici stradali. Cioè, guardate che dettagli, questo qua me lo ricordo che c'era nel, almeno mi pare ci fosse anche nel 15, è veramente tanta roba. Doppio estintore, si sa mai. E guardate qua i cavetti, che gran figata.
Ecco, spero appunto che nel 19 ci sia una cosa così di default, perché veramente meriterebbe. Però sarà difficile, anche se alla fine ormai c'è, cioè, molte mod ce l'hanno. Ah, è già pieno. 62.000 litri e siamo a posto. Ora ci facciamo seguire dal nostro fend. Ma l'asse lì tocca giù. Allora, vediamo un po' se qualche funzione con il mouse. No, c'è la funzione del curse play, ma non mi interessa quella. Vuoi vedere se era abbassato l'asse o no? Allora, coperture non ne ha, vabbè, nessun problema. Ci facciamo seguire, sì, in teoria dovrebbe toccare a terra, dal nostro fend. Gli facciamo una bella vendita, lo stacchiamo un attimo. Ecco, devo stare attento, sì, quando schiaccio control vicino al fend. No, non è control, è shift. Comunque, devo stare attento al fan perché si ribalta facilmente. E in teoria andiamo con 100.000 euro. Aspettate, andiamo dove? Allora, no, devo andare qua sopra. Praticamente andiamo a venderlo. Dov'è che è? Eccolo qua. Al Guard Center, che è... Togli un attimo queste cose, mi pare che sia... Ah, eccolo. Giusto un po' lontano, eh. Quindi facciamo questa strada, tac, ok. Mi sa tanto che... Vabbè, dai, ci dirigiamo direttamente. Se no, cioè, se mi dirigo direttamente su io e Vitalia anche sta parte, non facciamo nulla oggi. Sì, quest'oggi veramente siamo partiti senza far nulla. Oggi ci divertiamo soltanto così. Comunque, ero tentato di prendermi quasi quasi un JCB e attaccargli l'agroliner, però no, dato che abbiamo i soldi, ci prendiamo un bel Mercedes e nulla, dato che ci siamo venduti l'MV Truck. Ora, voglio un attimo vedere se la curva la fa piano, sì, perché mi sono fermato io, sennò veramente andava fuori strada. Non è male neanche il sound, devo dire proprio che è molto carino. E se guardate in Germania, cioè, questi camion vengono utilizzati parecchio e alcuni anche in campo. Quindi veramente è una cosa assurda, cioè, tu vai direttamente col camion nel campo, ma non vengono utilizzati per i trasporti, ma anche proprio con attrezzi. Ho visto, non so se avete presente il video di Agri, mi pare 957, di un, vabbè, era un man, mi pare, con l'imballatrice e un attrezzo che ve le... Cioè, ve le raggruppa. Dobbiamo girare di qua. Stessa accoppiata, ecco, se vi ricordate, l'abbiamo fatta sulla De... No, sulla Sandy Bay. Sulla serie della Sandy Bay. Vediamo un po' se è ancora vivo. Occhio, si ribalta. Boom! Strike. Va benissimo. Non so se l'avete visto. Cioè, guardate il fend. Si ribalta un sacco di volte, ma... Vabbè, lo sgancio io. Belli anche i fire, guarda che belli. Lo sgancio lì il fend e ce ne andiamo per conto nostro. Sì, ho tirato un lag assurdo. No, ce ne andiamo, dico, per conto nostro, altrimenti veramente non finiamo più. Se caso andrò, cioè, farò avanti e indietro parecchie volte. Volevo quasi registrarmi il percorso, poi ho detto no, alla fine non lo faccio. Comunque, dai. Allora, mi pare che devo andare ancora avanti. Esatto. Comunque fidatevi che qua un bel 70.000 euro tranquillamente ci arrivano, perché veramente, cioè, il compost ce lo pagano parecchio. Volevo soltanto farvelo vedere, ve l'avevo svelato in un video, solo che non ve l'avevo fatto vedere in una vendita, quindi oggi ce ne occuperemo. Dovrei andare un pochettino più piano, mi sto prendendo dentro anche tutti i segnali. Allora, devo girare non la prima ma la seconda. Vabbè, io sto anche in mezzo, eh. Sì, perché facendo gli 80 km orari è un po' scomodo da utilizzare questo camion. Però dai, devo dire che non è male. Cioè, porca vacca, c'è un camion così, ci sta parecchio. Mettiamo anche la freccia. Tra l'altro, volevo dirvi che in questi giorni mi si è, cioè, mi sono fatto riattivare il server di farming, quindi sto un attimo valutando magari la possibilità o di lasciarlo aperto a voi per entrare, magari fare una,
una piccola serie una volta a settimana in cui faccio entrare, oppure lascio e registro. Pensavo tipo alla The English Farm, di farla in multiplayer, una cosa del genere. Oppure mi era venuta una mezza idea di aprire il server al pubblico, cioè lasciarlo aperto per chi volesse entrare, magari una mappa, mod, non so ancora. Allora, il campo qua a destra, devo entrare lì mi sa, sì. Comunque il campo qua a destra, che è il campo 9, non l'ho più, non sono più passato a coltivarlo, però voglio vedere se riusciamo a liquamarlo. Volete vedere che ho sbagliato? Mi pare che c'è l'entrata da dietro. Ah no, si può entrare anche da qua, perfetto. Ed andiamo a scaricare il nostro primo carico di compost. Compost sulla quale punteremo parecchio in questo periodo, cioè ultimamente, perché veramente ci fa guadagnare un sacco. Eccolo qua che scarica. Ah ok, questa apertura al portellone posteriore, vediamo un po'. Corriamo un attimo. Un attimo a vedere come collegato. Ah ok, è collegato con questi. Sì, con questo punto. È un po' poco secondo me. Però vabbè. Pensavo si aprisse lateralmente. E invece no. No, no, lì è tutto unico. Ma pensavo fosse. Ah ok, qua soltanto per il. Per questa parte qua. Però in teoria, boh, strana. E no, 80.000 euro abbiamo fatto. Alla faccia di far poco. Vabbè, saliamo a bordo e io ragazzi so che è stato, cioè non cortissimo questo video ma neanche lunghissimo. Fate conto voi, vediamo un po' se è diminuito il prezzo, ma non credo. No, cioè è diminuito di pochissimo, quindi va benissimo come cosa. Io vi dico già che andrò avanti a svuotare proprio la cioè il punto del compost, andrò avanti e indietro finché non ci sarà più nulla. E nulla, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito come sempre a lasciare un bel like per supportare la serie, ma anche a me, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e commentare per farmi sapere ciò che ne pensate. Ecco, ho visto un commento nell'episodio in cui andiamo a comprare il case, ecco, riguardante l'acquisto di un Massey. Ecco, il Massey Ferguson, pensavo su questa serie di non acquistarlo. Magari più avanti al posto di qualche trattore, tipo, boh, non mi ricordo che modello sia, forse 7700, che dovrebbe avere tra i 200 e i 300 cavalli, credo. E magari si potrebbe acquistare al posto del John Deere, oppure, boh, fregarcene di tanti mezzi che abbiamo e andare avanti a acquistare mezzi. Comunque ragazzi, commentate per farmi sapere ciò che pensate. Ecco, ad esempio il Feraboli sarà un po' difficile vederlo, perché già questo qui e il Visini saranno utilissimi soltanto per la vendita. Un altro trattore per la vendita, cioè un altro rimorchio per la vendita, mi sembra parecchio eccessivo. Quindi no, niente, perché sennò toccano su questi, è un po' un problema. Forse questo neanche troppo, comunque l'altro sì. E nulla, non vorrei dilungarmi troppo. Io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con la continuazione, sempre su questa serie probabilmente. Sì, in questi giorni vi sto portando sempre Poland e serie agricola, comunque non preoccupatevi. Tra l'altro ho vinto nel sondaggio 70 episodi di questa serie, quindi dovrete sopportarmi ancora per un po'. Io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti diretti!